Allora, grazie, possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Io sono Antonietta Cozza, sono l'addetto stampa della casa editrice Pellegrini. Grazie per questa ospitalità, grazie veramente a Cleto e grazie a tutta l'amministrazione comunale e soprattutto grazie a tutti voi che trascorrete il tempo, questo tempo, insieme a noi per scoprire un bellissimo romanzo. Prima di iniziare la serata, chiaramente io passo la parola al nostro sindaco Giuseppe Longo, che ci ospita questa sera, e lo ringrazio veramente calorosamente per la sua ospitalità. Grazie. Buonasera. Io venendo semplicemente a porgere un caloroso benvenuto allo scrittore e anche un figlio di questa terra, di questo paese, che è l'editore Pellegrino. Questo romanzo del professor Sergi ha colpito e sono stato subissato di telefonate anche per la copertina, per quell'immagine. L'immagine della famosa chiesa di Castellenza, chiesa del Santissimo Rosario, e quindi molti ci hanno visto, sembra la chiesa del nostro paese. E chissà che è scritto questo libro. E così quando appena siamo andati a Cosenza, siamo andati a Cosenza, non so se si sente perché ho proprio un problema di voce, quando siamo andati a Cosenza con il vice sindaco, mentre ho fatto un salto in prefettura, lui ha cercato il libro per la contadora di fronte, però ha trovato soltanto una foto, solo testa. Quindi io non ho potuto leggerlo, però nel viaggio di ritorno, mentre lui guidava, io ho rubato la lettura di alcune pagine, e vi dico in tutta sincerità che sono stato quasi risucchiato da quell'atmosfera che avviluppava il paese che lui descriveva, ma che mi ricordava un po' la mia infanzia, il mio paese. Quando lui dice che il tempo procedeva lento, pigro, io pensavo al tempo della mia infanzia. Non passava mai, l'estate sembrava eterna, come lungo e infinito l'autunno. E c'è qualche guizzo, dice il professore, in questo lento scorrere del tempo, quando magari c'era qualche avvenimento, quando veniva qualcuno da fuori e lui parla di questo paese dove ci sono dei palazzi maestosi, imponenti, e poi tante casupole, da cui, diciamo, da cui promana un'atmosfera di miseria, di sofferenza, di attesa, anche per l'assegnazione. Io pensavo poi un po' come somiglia a Creto in un tempo, a Saluto, a Serra. In questo paese che lo descrive in modo fantastico si può riconoscere ogni paese, di questa nostra terra bella, meravigliosa, non sempre mortificata dagli uomini. E quindi mi ha fatto molto riflettere questo meraviglioso libro, che così diverso il tempo, così forte la nostalgia. Perché adesso c'è un cambiamento totale, che è quello rustico. Quando noi eravamo bambini, tutto, diciamo, sembrava silenzioso. Anche un fischio arrivava dall'altra parte, adesso il fischio muore subito, anche la voce si spegne dopo pochi metri. E l'Italia è l'intera. E quindi va benissimo, ha fatto veramente bene, lo dobbiamo tutti ringraziare. Voi se leggete il libro, veramente è una meraviglia. Dobbiamo ringraziarlo anche per i termini che non fa morire e che stanno morendo, professore. Alcuni termini non si usano più neanche da noi.
Io mi ricordo che quando ero bambino andavo spesso a Saguto, all'altra frazione, e mi pigliavo in giro, quindi io dicevo, porta questo, dice, ma che dici? Si dice l'aria, raga questo, non c'è una gara, e noi invece portare. E tante parole, domaragato, non portato, cioè noi insomma già queste parole sono sparite, ma queste insieme ad altre. E il professore penso che voglia anche invitare ognuno di noi ad atterrare quello che possiamo del passato, ma anche questi vocaboli, perché è un modo di comunicare, perché la televisione ha fatto grandi cose, però anche è volgato. Anche il tipo della voce è cambiato, anche diciamo, quando tu parli calabrese, la ragazza di oggi si può confondere con una ragazza del Lazio. Un tempo il nostro era un po' più confondibile, proprio bello selvaggio, maturo. E è cambiato pure questo, insomma, è cambiato pure questo. E professore, io intanto voglio leggere molto bene il vostro libro, sarà un gioiello alla mia vita. E non voglio salutare pure l'editore Pellegrino. Io ricordo, diciamo, il maestro Pellegrino, Pellegrini per quando faceva le scuole elementari, lui a volte passava, e quindi ricordo il suo sorriso, la sua energia, la sua forza. E naturalmente per noi è un mito, per noi è un mito. Siamo tutti orgogliosi, abbiamo detto, ripeto. Perché ha detto che lui iniziò questo cammino, che poi lo portò lontano, lo portò ad abbandonare credo. Però ha detto lui però lui ha detto iniziò e dopo che ci parlava. Però ne parlano tutti, pure quella donna che ha parlato adesso che è mia moglie, cioè lei ricorda le partite che faceva con l'altro maestro che era il padre. E poi dice, quando vinceva, mi lasciava il cioccolatino. No, tre mi lasciava, tre mi portava. Quindi ci rivedevamo con la lente, insomma. Lei era un bel chiaro, con la presenza, quello che invece era legittimamente dovuto al film. Quindi ripeto, per noi è molto valido un mito dell'editore del Pellegrino che ci ha lasciato, però per rendere più bello, più grande, e nella sala c'è pure Scipione che ricordo lui a volte lo chiamava perché già credo scantava delle riviste letterato che è stato pubblicato se non ricordo male il 1952 alla Venezia. Questa prima rivista che ebbe vita lunga per molto tempo fra gli anni 90 e c'era questa sete di conoscere, c'era questa voglia di diffondere nella gente l'amore per la lettura, perché la lettura arricchisce, la lettura apre nuovi mondi che non potremmo conoscere altrimenti se non attraverso la lettura, la lettura forma. Quindi questo è un messaggio del grande direttore Pellegrino e Pellegrine dobbiamo accoglierlo. Io dicevatele, vanno proprio tartassati gli amici dell'amministrazione, dice noi dobbiamo organizzare qualcosa per l'editore del Pellegrino. Addirittura volevano che venisse premiato durante l'inaugurazione del castello, dice lo chiamiamo, gli dobbiamo molto, almeno una targa, perché e poi non va anche se prende in adempiente. Il primo inadempiente sono io, perché ho fatto il sindaco più di una volta e quindi avrei dovuto prima pensare, ma poi credetemi, non è sempre facile amministrare, si è presa dal quotidiano, si è presa a volte dai sussulti che ci sono nelle giunte, l'altra volta mi ero proposto che stavolta non scappa, però ho avuto una vita abbastanza travagliata, tanto che poi sono caduta. Ma questa volta che siamo agli inizi, quando ancora il sussulto non sono forte, ne approfittiamo e stabilite voi quando. Vorremmo dare un segno dell'amore, di credo e dei suoi concittadini a questo.
questo illustra che si trova a Cosenza, qualche volta poi abbiamo incontrato questa manifestazione, questa mostra, diciamo. Io non rubo altri tempi, ho rubato già la lettura a Filice, e quando sono tornato a Cosenza, non rubo tempo a questa meravigliosa riunione, e quindi cedo la parola all'assessore della cultura, perché ci sembra che è il avvocato Filice. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi, grazie in particolare a lei, professore Pantaleone De Sergi. Noi siamo convinti, io personalmente sono convinto di una cosa, che là dove c'è cultura si contrasta meglio la delinquenza, e questa forse è l'unica strada che in una terra difficile come la nostra, cioè la Calabria, è l'unica strada da perseguire, perché la cultura forse percepisce meglio di ogni altra cosa la sacralità e il rispetto che c'è verso le norme. E dato che noi siamo una terra dove la delinquenza si pone in un modo trasversale, delle serate, delle occasioni come queste sono la migliore risposta che noi possiamo dare e con cui possiamo contrastare questa piovra che ci attanaglia da tanto tempo, e speriamo di potercene liberare al più presto. Io, professore, ho letto, seppure con grande, non sarei sincero laddove le dicessi che ho letto con grande attenzione, quindi mi ci sono dedicato per parecchio tempo a questo libro, ma l'ho letto, lo volevo leggere prima di questa occasione, e l'ho letto fuggevolmente, cioè ho fatto una lettura molto veloce. E la mia personalissima opinione, quella di un lettore, di una persona a cui piace leggere, è che mi è sembrato di guardare in un caleidoscopio, laddove i colori sono sostituiti da una cascata di parole ricercate con grande passione, con grande dedizione, che vengono da quelle che sono le anime della nostra terra. Non dimentichiamo che noi abbiamo l'anima forse più importante, che è l'anima magno-greca, abbiamo un'anima latina, ma se poi andiamo a guardare negli aspetti della nostra cultura c'è anche un'anima araba, un'anima bizantina, un'anima arberesh, quindi sono tutte queste culture che hanno contribuito alla formazione poi della nostra identità di calabresi. Io credo che le parole, quindi qui c'è una ricerca di parole veramente importante. Io, guardando questo libro, ho cambiato modo di leggere i libri, perché solitamente quando leggo un libro ho l'abitudine di sottolineare i versi, le frasi che mi colpiscono di più. Invece in questo libro ho sottolineato tutta una serie di parole che lei dal dialetto ha portato all'italiano, e devo essere onesto, ci sono tante di quelle parole che io, per quanto calabrese, io credo tutti quanti voi, per quanto calabresi possiamo essere, sicuramente non le conosciamo, perché sono parole che risalgono nel tempo. D'altronde poi la parola è, possiamo dire, ha una grande efficacia. La parola è il vestito che si dà al pensiero. Più le parole poi sono ricercate, sono belle, e più il pensiero può avere una grande efficacia persuasiva. Ma le parole possono anche delimitare meglio i confini geografici. E io ho notato che nella nostra Calabria, o meglio, per chi si pone fuori dalla Calabria, i nostri amici siciliani, i nostri amici, i miei amici, io ho studiato a Messina, i miei amici e i messinesi, quando guardavano la Calabria, non parlavano di Calabria, parlano delle Calabrie, perché noi abbiamo solo due le Calabrie: la Calabria Citra, che è un'anima latina, la Calabria Ultra, che è un'anima greca, e il confine non è un confine geografico fra queste due Calabrie, è un confine che viene dato dalle parole, stranamente da come viene coniugato, da come vengono coniugati i verbi. Nella Calabria, che poi Citra, che è quella che potremmo identificare con la provincia di Cosenza, il verbo viene coniugato con un passato prossimo, invece nell'altra con un passato remoto, che è il perfetto dei latini.
Io dalla telefonata, noi abbiamo fatto una piccola chiacchierata su questo libro e siamo perfettamente d'accordo, perché l'anima nostra molto probabilmente, non probabilmente, sicuramente è un'anima greca che l'anima latina non è mai riuscita a sovrastare, specialmente nella zona del Vibonese, quindi anche nella sua zona, quindi nella zona di Lipari, è un'anima squisitamente greca, dove si sottolinea l'importanza, la sacralità della famiglia. E qui mi viene in mente il dottore Pellegrini, perché ha voluto a tutti i costi che questo evento venisse anticipato, proprio perché voleva ritornare nella sua Cleto, dove è nato. E la prima domanda che mi ha fatto è quella di ricercare la persona o le persone che avevano acquistato casa sua, dove lui da bambino, dove c'è stato fino a 5 anni. E io poi ho scoperto che questa casa l'ha comprata addirittura mio cugino, cosa che non sapevo assolutamente. In tutto il suo libro mi hanno colpito due cose. Una è la parte iniziale, chiaramente poi lei ci dirà il fatto di questa immagine della chiesetta, perché in un momento come storico come il nostro, dove il marketing è molto importante, la copertina del libro è la cosa, diciamo, che colpisce maggiormente il lettore che lo deve acquistare. E vedere una chiesa del nostro piccolo paese è certamente motivo di grande orgoglio, anche perché questo è un bene identitario. Noi su questa chiesa stiamo facendo anche una battaglia per riportare, cioè una cosa che non è, diciamo, questa la sede per parlarne, però noi stiamo facendo di tutto perché questa chiesetta possa restare alla nostra comunità. L'ultima cosa che mi ha colpito tantissimo, perché poi leggendo il libro io lo vedo come un viaggio nella nostra cultura, nella nostra terra, e devo dire che impropriamente, questo è il mio personale giudizio, alcuni critici l'hanno paragonata a Cent'anni di solitudine, a Marquez oppure a Tommaso di Lampedusa, ma secondo me sono due cose completamente diverse, dette in un modo improprio che non riguarda quello che dice questo libro. E la cosa, diciamo, che io ritengo più importante, l'ho notata alla fine, quando lei descrive il terremoto del 1905 che inghiotte questo paese, quindi il libro conclude che inghiotte questo paese Mambrici e che sostanzialmente si Mambrici in greco, esatto, e quindi si conclude con un fatto negativo, con una distruzione. Io diciamo che questo lo vorrei vedere in senso assolutamente positivo, perché visto che abbiamo parlato di Grecia, abbiamo parlato della cultura greca, la cultura greca, il pensiero di Eraclito era il Pantereo, tutto scorre, quindi la fine di Mambrici potrebbe essere, io la vedo come l'inizio di una ricostruzione, di una rigenerazione. Nelle carte, io non sono superstizioso, però nelle carte dei tarocchi ce n'è una che è la morte, dove non è vista in senso negativo, ma viene indicata come il numero 13 e viene vista come la fine di un qualcosa, e poi la rigenerazione, si riparte per un'altra cosa. E io credo che alla fine, lo voglio leggere in questo modo, la fine del libro, sebbene descriva il terremoto del 1905 modo che è stata una forza della natura distruttiva che si è abbattuta sulla nostra terra, io lo vedo come un segno positivo per una rinascita dei nostri paesi. Grazie per la presenza. Grazie sia al sindaco che al vice sindaco anche per la puntualità con la quale sono entrati in questo libro, per la casa editrice veramente a livello emozionale un ritorno, perché è stato già detto, la casa editrice nel 1952 comincia veramente a camminare qui a Cleto, insomma nasce qui quando
del secondo dopoguerra, in questa fase difficile di ricostruzione, il professore Pellegrini veramente ha questa straordinaria intuizione, perché è un'intuizione, un po' una lampadina che si accende nella sua testa, quella di costituire un cenacolo di intellettuali che intorno a questa rivista data il letterato, iniziano a scrivere, a costruire, e proprio il letterato è il fulcro da cui prende vita la casa editrice Pellegrini, questa barchetta, mi dicevano, questa piccola barchetta di carta che dal 52 si è trasformata, è diventata importante, è cresciuta, e adesso siamo già la terza generazione, perché Luigi Pellegrini, Walter Pellegrini, sono entrate adesso le figlie Marta e Sara a lavorare con noi, quindi tre generazioni che lavorano in questa barchetta che non è più tale, ma che è sempre legatissima veramente a Cleto. L'incontro di questa sera veramente ci porta grande emozione, e quindi io prima di introdurre, è stato già fatto, il libro di Pantaleone Sergi, voglio passare la parola a Walter Pellegrini per i saluti, insomma, al suo paese. Ringraziamo il sindaco, e sarà bellissimo ritornare col professore Pellegrini, che ci ha telefonato in macchina mentre venivamo qui, insomma, e ha un po' fatto il viaggio con noi, ha oltre 90 anni adesso, sarà felicissimo veramente di ricevere questo omaggio, questa data, e facciamolo veramente a settembre. Sindaco, insomma, prendiamolo come impegno stasera, perché i tempi fuggono, insomma, non si sa che cambia d'avanza, e quindi, insomma, non si sa cosa possa succedere, insomma, capitare, per cui noi dobbiamo tornare a settembre tutti insieme con il professore Pellegrini, sarà felicissimo, grazie veramente per questo suo impegno. Tutta Cleto veramente possa tributare questo omaggio a questo grande uomo, maestro, ma veramente vi posso assicurare grande, grande intellettuale, che ha insegnato veramente il mestiere a tanti, tra cui me, e tanti giornalisti di oggi sono passati dalla fucina di Luigi Pellegrini, quindi lo dobbiamo ringraziare come grandissimo formatore di coscienze. Grazie. Buonasera, io innanzitutto devo ringraziare tutti voi per essere qua, per me è un grande piacere vederli, è un grande piacere e una grande emozione anche per me. Devo ringraziare però Pantaleone Sergi, devo ringraziarlo per due motivi. Uno, perché mi ha voluto affidare alla casa editrice Pellegrini questa sua creatura, che è la prima creatura che lui mette al mondo nel settore narrativo. E poi per mi dato la possibilità di tornare a Cleto, ma non tanto io come Walter Pellegrini, perché io ogni tanto vengo a Cleto perché ho amici, ho affetti, ma è tornata a Cleto la casa editrice, cosa che non è stato per 60 anni. Per cui come? Sì. Per cui di questo gliene sono veramente grato. Voglio ringraziare il sindaco e il vice sindaco per le belle parole che sono state dette, per aver anche fatto una disamina del libro molto attenta e accurata, che mi è piaciuta molto e che ho molto apprezzato. Sì, è vero, io innanzitutto devo portare i saluti di mio padre, se no come arrivo a casa sono guardo. Voleva venire, però, e non è venuto perché sapeva che era lì sopra la presentazione, per cui non ce la faceva ad arrivare sulla piazzetta. Ma non lo sapevamo, né io né papà che ci vedono le macchine, vi dico sinceramente. Per cui ha detto purtroppo non posso esserci, ma sicuramente se ci sarà un'occasione. Verrò la prossima volta. Sì, è vero, a me fa piacere riportare la casa editrice qui a Cleto, perché qui è nata, e in fondo questo noi non l'abbiamo mai dimenticato, né papà e né io, tant'è che noi vediamo in tutte le nostre, quando andiamo a fare un curriculum della casa editrice,
c'è la prima cosa che esce fuori, nata a Cleto. Se fate una ricerca su internet e vedete la casa editrice Pellegrini, vedrete nata a Cleto 1952. Date bene presente che papà a Cleto ha iniziato la sua attività editoriale nel 52, però io ho conservato dei giornali murali che lui faceva a Cleto nel 1953, 54 e 55. Uno come la parola, la voce giovanile prima e poi la voce socialista. Non so se qualcuno, forse Scipione, se lo ricorda queste cose. Ed erano quei giornaletti che lui scriveva a macchina e poi affiggeva al muro, la sera andava a ristaccare e poi li riattaccava, poi gli faceva il secondo numero, poi c'è un numero che è spettacolare perché dice, mi si scusava con i lettori perché le apparecchiature tecniche non erano state in grado di far uscire il giornale come i precedenti numeri, perché in effetti che cosa era successo? Si era rotta la vecchia Olivetti 22, il nastro, infatti il numero precedente, che cosa fa? Nel numero precedente noi vediamo che il nastro saltellava ed era stampato un po' rosso e un po' blu, un po' rosso e un po' blu. Poi ero riscritto a mano e quello ce l'ho conservato con la data proprio di Cleto. Per cui papà è rimasto sempre legato a questo amore nei confronti del suo paese nativo, è stato un po' troppo trasferito a tutti noi. C'è mio fratello che a Cleto, immagino non so quante persone, però secondo me tutti coloro che si sono rivolti in ospedale sono passati da mio fratello. Proprio per questo grande senso di appartenenza alla comunità. E mi fa piacere veramente che questa sera c'è la casa editrice, e questo è un concetto importante per me, la casa editrice è qui a Cleto come casa editrice, per cui la sede di Via Delata stasera è qua, a Cosenza, alla casa editrice. Qui sotto, se non sbaglio. Per cui questo è bravissimo, perfetto. Ed è nato qua sotto, papà, dove c'è a quella curva, è venuto papà. Benissimo, io vi ringrazio, ringrazio il sindaco anche per dare questo riconoscimento a mio padre nella casa editrice, di questo ne sono onorato e sono sicuro che farà felice mia madre. Grazie. Grazie per queste emozioni, perché vedete, le emozioni oggi non sono scontate, quindi è importante saperle trasmettere, quindi grazie a Cleto, a tutta la comunità. È vero. Anche la signora Letizia. Perfetto, grazie per questi bellissimi ricordi che riprenderemo a settembre. Abbiamo dato questo filo, adesso andiamo a saltare un esercito. Ah, no, altrimenti parleremo veramente sempre, c'è tantissimo sulla casa editrice e quindi insomma c'è un rischio di parlare tutta la sera di questi ricordi, perché immagino bellissima e straordinariamente bella, signora, veramente, però il protagonista è Pantaleone con il suo libro, quindi come dire, rinviamo a settembre i ricordi, chiunque ce li abbia, anzi invitiamo la comunità a volerli ricordare insieme. Sì. Prima? Va benissimo. Prima dei 12 ciascuno porterà la propria testimonianza, va bene? Ok, ci organizziamo, va bene, allora ognuno può portare così il suo pensiero, la testimonianza, il professore Pellegrini sarà felicissimo. Pantaleone Serci lo conosciamo, lo conoscete, lui è un giornalista, è stato inviato speciale di Repubblica per una vita intera, è storico,
e scrittore, si cimenta, come diceva l'editore, per la prima volta con l'opera narrativa, con un romanzo veramente bellissimo, un libro unico nel suo genere, che vi invitiamo veramente a leggere, perché lo hanno già detto il vice sindaco, il nostro sindaco, ma è veramente una perla nell'ambito della narrativa non calabrese ma italiana, perché veramente particolare, quindi l'invito a leggere. Lui ha insegnato anche tanto tempo all'Università degli Studi della Calabria, insomma il suo curriculum è assai conosciuto. Già il titolo è particolare, guardate che musica, già parlava il vice sindaco del linguaggio, che è una delle peculiarità di questo libro, Liberantis Domini, cioè soltanto a pronunciare questo titolo, insomma, io credo che venga da amarlo, viene dall'antica formula libera nostra domine, ma fusa, ecco, con questa fusione che veniva fusa poi nel linguaggio popolare, diventa questo straordinario Liberantis Domini. Siamo a Mambrici, questo paese del sud, che poi può essere un qualsiasi paese, lo abbiamo anche già detto, gli anni sono dal 1900 al 1905, questo paese dove non succede niente, è un paese veramente neditoso, lento, è stato già detto quasi tutto, per cui io mi limito a leggere la pagina iniziale perché è bella, e poi insomma magari vi porta proprio leggendo, vi porto dentro questa intelaiatura narrativa e linguistica che dicono veramente di grande straordinarietà e unicità. Nel paese di Mambrici, retrovia molto distante dalla civiltà, in quell'anno del Signore 1900 non era successo nulla di straordinario per 359 giorni, e questo di per sé non era una grande novità. Era un luogo di rari avvenimenti, infatti, e da molti lustri tutto procedeva in un tempo affaticato e pigro, salvo occasionali sussulti, come nell'infausto giorno, era fine marzo e la primavera stava in ritardo, in cui creparono alcune grandi giare ammassate nel magazzino del cavaliere Minuzzolanto, e la gente s'allampò. Ancora a distanza di tanto tempo aleggiava l'eco di quell'evento, si raccontava per filo e per segno che un fiume d'olio, serpeggiando lentamente tra i sassi sconnessi della viuzza in lieve pendio, si riversò nella grande lavina che si era formata attorno alla fontana della piazza vecchia del paese, e da lì traboccò nelle acque reflue che Don Diego Draghi si era fatto concedere dal comune senza mai pagare una lira dal canone pattuito. A ripensarci bene, nel giorno delle giare crepate ci fu in giro più di qualche parlottio accompagnato da sorrisetti compiaciuti. Ad arretta la gente, il cavaliere Lanto ne aveva tanto di olio nelle giare che avrebbe potuto affogarvi l'intero paese. Solo l'inizio della pagina, guardate veramente la straordinaria musicalità, questo gioco, questa nenia che sembra, che inizia subito, lo diceva il sindaco, avviluppa, riprendo proprio il verbo usato da lei, avviluppa il lettore, e così per tutta la narrazione. In questa Mambrici lenta, nevittosa, che un po' ricorda, ha fatto bene il vice sindaco a portarla via da Macondo, a Cent'anni di solitudine, a Pantaleone piace un po' paragonarla alla Malifà, al paese di Saro Gambino, insomma in questo paese in cui la quotidianità si unisce al mito, la gente vive per esempio di intrugli, vive di pozioni strane, pozioni magiche, nasce per esempio una bambina scimmia, ce ne racconterà meglio Pantaleone Sergi, c'è la peste, c'è il colera, c'è la povera gente, c'è la mafia, come dice lui, ci sono i poveri, ci sono i ricchi, c'è la farmacia del paese, dove forse anche vi viene qualche immagine, la gente, i notabili stanno a parlare la sera e il giorno, insomma c'è tanto. Questo libro, ha usato un'altra bella parola il vice sindaco, è un caleidoscopio. Ci sono tantissime storie che è difficile raccontarvi, è impossibile, guardate, raccontarvi questo libro perché è ricco di tante, tantissime storie. Sta poi ai lettori di panarle, cercare la storia
che più gli piace, ma vi consiglio di farlo perché non ve ne pentirete. Abbiamo già detto tanto, ve ne racconteremo un altro po' di più, un altro passaggio sul linguaggio veloce che è stato già detto. Questo libro è un linguaggio particolarissimo in cui c'è la fusione, ve lo dice, c'è un'avvertenza ai lettori bellissima che pone l'autore, insomma, giocando, strizzando un po' l'occhio ai lettori, e dice che questo romanzo, peraltro, lui l'ha diligentemente copiato, insomma, un po' gioca con un espediente di tipo manzoniano che ha ritrovato, come sapete, il manoscritto, racconta. E parla di una fusione di italiano, di dialetto, innesto di espressioni di altre regioni o prese in prestito da altre lingue incorporate nella parlata dal tempo. Ecco, proprio attraverso questo linguaggio così particolare, dice, io ho cercato di dare vitalità espressiva a questo e musicalità a questo racconto. Il risultato è quello che segue, cioè lo affida a voi lettori. Siete voi quelli che potete decretare se l'autore è riuscito in questo cammino. Per noi della casa editrice c'è riuscito, tra l'altro sta già scrivendo il secondo, il terzo e il quarto, perché lui vuole costruire, insomma, prima diceva tre libri, adesso siamo già una quadrilogia, va bene, iniziato a scrivere, va bene, gli esergi non lo ferma più nessuno, vi posso assicurare, ma sarete voi lettori a raccontarci poi la storia di questo libro. Io mi fermo qua, passo la parola al nostro critico letterario, che Alberico Guarnieri, scusatemi, sono un attimo distratta, critico letterario, docente di materie letterarie, insegna all'Unical ed è uno dei consulenti della casa editrice Pellegrini, diceva bene Walter che la casa editrice si è trasferita qui veramente in toto per omaggiare Barbara Lesargi e soprattutto per ringraziare Cleto dell'ospitalità. Grazie e soprattutto una buona lettura. Grazie a tutti, buonasera, adesso entriamo nel libro come è giusto che sia dopo bellissima ondata di recupero memoriale, però il protagonista della serata è neanche Pantaleone Sergi, il suo libro, Liberandis Domini. E premetto subito che questo è un testo unico nel nostro panorama letterario. Appena uscito, è uscito pochi mesi fa, purtroppo è lo accennava prima il vice sindaco, io sentivo, non so se avete notato, con entusiasmo, all'inizio, non appena uscito questo libro, c'è stato un equivoco, una sorta di fraintendimento da parte di alcuni critici, volenterosi sicuramente, però molto spesso la critica letteraria, lasciatemelo dire, è una brutta bestia. Per quale ragione? Perché spesso il critico va alla ricerca di parentele che hanno senso fino a un certo punto, perché è chiaro che non esiste il libro unico in assoluto, sarebbe un assoluto. Pensiamo a Borges quando immaginava la biblioteca di Babele con i testi addirittura capaci di dialogare fra loro. Bellissima metafora quella di Borges, che è poi anche un dato di fatto, cioè è chiaro che chi scrive ha presente alcune suggestioni. Però da qui a ricercare affannosamente, angosciosamente, direi ossessivamente, ecco, tutta una serie di parentele, qui si è scatenato l'immaginario a tutti i livelli, nel senso che si è parlato di Pavese, si è parlato di Primo Levi, poco ci è mancato che si parlasse anche di James Bond e poi il quadro sarebbe stato completo. Eh sì, perché c'è anche una parte, una sorta di suspense in circolo nel testo, quindi di quel poco ci è mancato che si parlasse anche di Ian Fleming come autore di James Bond. A questo non siamo arrivati per fortuna, però ci siamo andati vicino. Sgombrato il campo da questo equivoco, vediamo dunque di entrare un po' di più nel merito del testo. Certo, è impossibile ricostruirlo per intero, perché gli spunti sono tantissimi.
Io ve li posso elencare, anche se non è una prassi critica corretta, ma me lo permetterete. Sono tanti, c'è la superstizione popolare, c'è il tema della magia, c'è il tema del confronto fra il paese ricco e il paese povero, c'è la borghesia di paese che si unisce nella farmacia, c'è questo paesino addormentato, c'è un inizio anche tra l'altro simbolico, perché tutto comincia gli ultimi giorni di dicembre del 1900. Ed è una vicenda che si snoda dal 1900 al 1905, un quinquennio, e anche questa è una scelta non casuale, perché un quinquennio è un lustro attraverso nel corso del quale succedono alcuni eventi. E tutto parte da un evento che per noi oggi è banale, anzi è superato: l'arrivo di un telegramma con il quale si annuncia appunto l'arrivo di Federico, il nipote di Don Florindo, che è il sindaco del paese. Tutto parte da qui. Oggi, perché dico superato? Perché con i vari canali comunicativi che abbiamo a disposizione, posta elettronica, WhatsApp e tutto il resto, un telegramma, non c'è più nessuno quasi che scrive un telegramma, insomma. Ma nel 1900 un telegramma che arriva un paesino addormentato come Mambrici viene subito scambiato come indizio di disgrazie, di comunque di una novità eccezionale, di qualcosa che mette in moto tutta una macchina narrativa, in cui il pregio, ma non è l'unico pregio, perché ecco qui io mi trovo veramente in difficoltà, se dovessi stabilire, se dovessi tracciare anche una sorta di graduatoria provvisoria, di elenco sommario per quanto sia, di quali sono i punti più importanti del libro, i meriti del libro. Ma il linguaggio sicuramente è stato già detto, perché soffermiamoci un attimo sul linguaggio, perché è stato detto qualcosa, è stato accennato, però è un discorso che merita un piccolo approfondimento. Perché il linguaggio di questo libro è importante? Perché colpisce subito l'attenzione di chi legge, anche di un lettore non professionista. Perché Pantaleone Sergi riesce a integrare, ecco, compie quella che Giovanni Verga ha tentato per molti aspetti e è riuscito in parte anche a fare, l'impersonalità narrativa, il discorso libero e diretto, cercare di mettere insieme il dialetto e l'italiano, o per meglio dire, sull'innestare con la struttura di un linguaggio dialettale su quella del linguaggio della lingua italiana. Ecco, Pantaleone ci riesce, perché anche quando troviamo i vari termini dialettali, poi certamente Pantaleone ce ne parlerà meglio, tantissimi anche circondati da un'aura ironica notevole, perché guardate che uno dei pregi importanti di questo libro è anche l'ironia. Un'ironia non scoperta, non aperta, non visibile, ma proprio per questo ancora più efficace. Per esempio, c'è un punto in cui si parla della figlia di Don Florindo, una ragazza ribelle, una ragazza che studia a Napoli, quindi emancipata per quel tempo, certamente, una ragazza che non ha nulla in comune con le ragazze del paese, che viene definita una tirripitirri. Allora, vedete, questa è quasi un'onomatopea che sarebbe una ragazza ribelle, insomma, un'onomatopea che però è significativa, che attraverso questo incrociarsi di suoni ci dà l'idea di quello che può essere il carattere ribelle di questa ragazza, tra l'altro una seduttrice nata, perché riesce poi con gli occhi cinerini, sgargiando lo sguardo intenso, a confondere il padre che sta per riprovarla e non lo fa. Allora, l'altro merito, l'altro pregio importantissimo di questo libro è l'intersecarsi di storie. Guardate che è difficile compiere un'operazione simile. Uno scrittore ci si perde, sicuramente. Si sono persi anche scrittori annoverati nei manuali delle letterature europee o mondiali. È difficilissimo tenere l'intreccio, già che è difficile tenere l'intreccio di una storia.
differenza tra Rolando e Sopracoto, che sono, non siamo in sede accademica, quindi vi risparmio tutte le recuperazioni critiche in merito. Però mi vengono in mente gli studi di Bakhtin sul romanzo, sulla differenza tra la novella e il romanzo, sulla parola nel romanzo e su quello che è il significato anche della struttura narrativa. E allora, l'intreccio, il cosiddetto intreccio, quello che studiano già i formalisti russi negli anni 20 per cercare di capire dove si orienta la nuova narrativa. Penso a Viktor Slavsky, Tomaszewski e gli altri, insomma. E tutti concordano nell'affermare che comunque l'intreccio, mantenere un intreccio già di per sé difficile. Qui invece abbiamo una serie di costruzioni di storie. Sono tantissime. È un castello di storie. Direi è un labirinto, ma è un labirinto nel quale non ci si perde. Perché? Non solo il narratore riesce abilmente a mantenere il filo di queste storie, ma non lo dico perché dobbiamo essere cortesi con Pantaleone Sergi, lo dico perché è vero. Lo dico perché è un romanzo che prende davvero, lo dico perché negli ultimi decenni, io mi occupo di critica letteraria, lo faccio per il mestiere, lo faccio nelle prassi didattiche, universitaria, ma posso dirvi con molta sincerità, non perché siamo qui per presentare un libro, che da decenni non mi capitava di leggere un libro così appassionante, così importante, perché la narrazione appassionante può anche essere riscontrabile in testi come, che ne so, Melissa P, 100 colpi di spazio, tanta altra pacottiglia letteraria, però attenzione, cosa c'è dietro? Dopo essere stati coinvolti dall'intreccio, in qualche maniera, dalla prassi erotica, quelli che abbiamo anche di me, stato erotico usato intenzionalmente per catturare l'attenzione del lettore, però dopo che cosa c'è? Niente. Qui invece abbiamo, ecco, a me piace definire questo libro, un affresco. Perché dico questo? Perché l'affresco, come tutti sapete, è un'opera gigantesca. Non è un dipinto, non è un quadretto, non è un idillio, non è una scena limitata. L'affresco è ampio. E allora qui troviamo un po' di tutto. Vi dicevo prima, provare a tracciare un elenco sommario, in parte l'abbiamo fatto. C'è la magia, c'è l'ironia, c'è il paese. C'è anche il viaggio, il tema del viaggio, c'è il tema della malattia, c'è il rapporto fra Mambrici, che è emblema di un qualunque paese dell'Italia meridionale, e l'America, l'Argentina, insomma, tutti i temi importanti, temi centrali, temi comunque che rispecchiano il periodo storico. Siamo nel 1900, che dice che il romanzo si svolge nel 1900-1905, però tutto rivisitato attraverso un'originalità narrativa, una forza narrativa notevole, ivi compreso, come vi dicevo, il sostrato ironico. Per esempio, il sindaco è un cavaliere ingegnere, l'arciprete professore, l'arciprete professore, ecco, insomma, anche l'unione di questi termini che messi insieme possono sembrare una stonatura, ma non vogliono essere, suscita ovviamente l'ironia. Ma perché l'ironia? Ma perché l'ironia è storia, perché l'ironia è la sopravvivenza, perché il riso, e mi riferisco un po' anche ai miti meridionali, perché comunque è un libro che è legato, legatissimo alla cultura meridionale, ma che non si faccia l'errore di pensare che sia un romanzo calabrese, per carità, che non si faccia l'errore di ritenerlo un prodotto di letteratura locale, che da qualche parte l'ho letto anche questo in una recensione che se non ricordo chi, però ho letto anche questa enormità, un prodotto di letteratura calabrese. No, assolutamente no. Se questo è un prodotto, e lo è un prodotto che si inserisce a pieno titolo nella nostra produzione letteraria italiana, europea, mondiale, perché ci dà una storia, perché ci dà più storie, perché ci dà un intreccio di storie e ci dà soprattutto la testimonianza del narrare, la volontà del narrare, la forza del narrare. Il narrare dita. Ricorderete tutti le origini un po' della narrativa mondiale,
Mille Una Notte, Scheherazade, personaggio che si salva grazie alla sua abilità di raccontare le storie. Beh, Pantaleone Sergi non è condannato a morte da un sultano, però ci ha regalato delle storie bellissime. Attraverso queste storie ci salviamo noi leggendole. Grazie. Il racconto santo, veramente, dalla perdizione, cioè questi tempi anche un po' strani, dai deserti interiori, beh, Pantaleone ci offre veramente un'ancora di salvezza. Partiamo da questa copertina. Partiamo da tutto ciò che vuoi, ma anche dalla copertina che è stata invocata. Cioè, vi confesso, intanto buonasera a tutti e grazie davvero per essere qua. Ci vedo tanto a venire a Cleto, è quello che anche adesso dirò, avevo scritto al sindaco, che poi è stato così cortese l'amministrazione comunale tramite il vice sindaco a invitarmi a questo appuntamento. Un po' ballerino, per fissarlo ci abbiamo messo tanto, l'avevamo fatto lontano, poi l'abbiamo riavvicinato, ma è stato bello perché ci ritroviamo qua tutti quanti. La location non doveva essere questa, ovviamente, la location, come voi sapete meglio di me, doveva essere proprio la piazzetta davanti alla chiesetta che fa parte che è la copertina del romanzo. Vedete, perché ho scelto questa copertina? Io da mesi, ci ho impiegato anni per scrivere questo libro, ma da mesi ero alla ricerca di una copertina. Le copertine, sapete, sono come il marchio, sono un brand. Se funziona la copertina può funzionare anche, si immagini che funzioni l'interno. E avevo sì una serie di tramonti bellissimi, affascinanti, avevo altre immagini, immagini moderne di oggi e immagini antiche del terremoto, ci stava pure bene qualche immagine di quella. Se non che mia figlia, che insegna criminologia in Inghilterra, arriva qua con due sue colleghe, una turca e l'altra tedesca, arriva e dice: beh, vi faccio visitare la mia Calabria, e se ne vanno in giro, accompagnati per giunta dall'altra mia figlia che vive a Roma, che è sposata, e il cui marito si chiama Cleto. Per questo, e sono venuti a Cleto, di cui io avevo parlato perché tempo fa c'ero stato, un paese che mi affascinava, ma non ricordavo la chiesetta, mi confesso, se non che lei rientra con queste foto, dice: guarda che belle foto che abbiamo fatto. Appena l'ho vista ho detto: questa è la copertina del libro. E sapete perché? Perché mi dà contemporaneamente l'idea della bellezza e l'idea di una fine immeritata. Il libro è questo, il libro ha delle atmosfere che sono state definite qua molto belle, intense, profumate, se vogliamo dire, colorate, tutto quello che volete, ma sono atmosfere di disperazione della vita delle persone e di tutta la società, di tutto il paese, che, attenzione, secondo me è il paese il vero protagonista del libro, non le persone che vivono nel paese. E allora ho detto: questa è la copertina. Vado manco da un'altra pellegrina, ne parlo con il grafico, dico: guarda che bella immagine, facciamoci la copertina. Dopo aver deciso che quella era la copertina del libro, è venuto fuori la storia, dico: ma questa è Cleto, e quindi è la storia di corpo davanti. Dico: scusa, ma è il paese di tuo padre questo? E dove è andata la casa editrice? Quindi vedete, questo abbinamento casuale, questa determinazione casuale di scegliere questa fotografia, la resa dei conti si riempie di altri contenuti a cui non pensavamo né io nel momento in cui l'ho scelta, né nessun altro, perché d'altra parte la scelta è passata da me. Quindi questa combinazione di eventi io l'ho ritenuta sinceramente fortunata per il libro, e per questo oggi siamo qui a parlarne. Ora, prego. Di solito io entro subito in argomento, ma stasera devo fare alcune riflessioni, tanto qui stasera abbiamo parlato, c'è giusta ragione, di altre cose, pure abbiamo parlato del professore Pellegrini, della sua statura
professionale, della sua statura umana, che è giusto ribadire sempre. E faccio una parentesi, nella prima presentazione che abbiamo fatto l'ho fatta a Bagnara Carpa, una serie di legami della memoria che portano a fare le presentazioni dei miei libri, dei ritengo importanti, a Bagnara Carpa, che poi i miei libri importanti sono il primo e il ultimo. E mentre eravamo per strada mi squilla il telefono del professore Pellegrini, premuroso per darmi in bocca al lupo al libro e per dirmi lui, dall'alto della sua statura culturale, professionale, mentale, eccetera, per dirmi: sono onorato che sul tuo libro ci sia il marchio Luigi Pellegrini Editore. No, non è che sapete quanto spesso si fa solo per atti di cortesia queste cose, non aveva nessun obbligo di farlo, non aveva nessun interesse forse a farlo, dice: ma io il tuo libro l'ho letto, non tutto, ma già quello che ho letto mi fa onore averti nel nostro catalogo, nel catalogo della mia casa editrice. Ed è stato beneaugurante anche questo. Quindi tutta questa serie di passaggi hanno portato fortuna in un certo senso al libro, che è stato accolto bene, anche dalla critica che poi capisce tanto, è vero, non ci sono problemi. Sapete, l'importante è che si parli poi delle cose, che si crei l'attenzione, perché poi il giudizio finale non è quello della critica, il giudizio finale è vostro, è singolare, di ognuno di voi che mi darà il piacere di leggere questo mio libro e delle convinzioni che si farà su questo libro, perché alla fine dei conti tutto quello che si dice attorno a un tavolo, sì, è bello, è ancora accattivante, c'è un po' di marketing, c'è tutto quello che volete, ma la resa dei conti, quello che conta, è il giudizio del lettore, non c'è altro giudizio. D'altra parte, io questo lo facevo già nella mia prima vita, quando facevo il giornalista, sì, scrivevo per l'editore perché mi pagava bene, non so quanto mi darà, però lo facevo per il lettore, avevo grande rispetto del lettore, lo stesso rispetto che adesso verrò alle considerazioni del sindaco e del vice sindaco, cercando di trasmettere anche in questo scritto. Vedete, come vi dicevo, io per una vita sono campato, eppure bene, vendendo parole. A un certo punto avevo una storia che mi ronzava in testa da diverso tempo, ma proprio da diverso tempo, una storia, anzi diverse storie, come è stato detto qui questa sera, ma non potevo più raccontarle con gli strumenti del mio primo mestiere, cioè quello del giornalista, sia per lo spazio e sia per la qualità della lingua che viene usata dal giornalista, che non è una lingua di serie B, ma non è sicuramente una lingua letteraria. Non potevo raccontarla neppure con gli strumenti della mia seconda vita, perché per 10 anni, insegnando storia, facendo ricerca storica, io ho fatto lo storico a tempo pieno e quindi ho scritto saggi di storici sulla Calabria, sui calabresi in Argentina, sui giornali italiani stampati nei paesi del Plata, in Brasile, eccetera, mi sono occupato di queste cose. Avevo bisogno quindi di un passo di scrittura diverso, che poteva essere soltanto quello del narratore. Ora, a me l'hanno detto quando ero studente al liceo, mi dicevano che lo scrittore è fatto da due cose, sì, sacrificio, impegno, studi, tutto quello che vuoi, ma ci deve essere un talento. E io mi sono domandato, ma io ce l'ho questo talento per scrivere una roba in questo modo. Allora mi sono messo di impegno e allora mi sono costruito prima una lingua, perché il giornalista, il narratore è vero, è la sua storia, è la storia, non c'è narratore, non c'è libro, romanzo se non c'è una storia, sono tutti chiacchiere il resto, no? Quando fanno queste sperimentazioni strane, poi la riserva dice sì, ma che volevi dire, che cosa mi hai raccontato, non lo so. E allora avevo la storia, ce l'avevo, ne avevo più di una, come vedete, ma dovevo scrivere in un certo modo. E allora io mi sono messo di impegno per davvero, io sulla lingua ho lavorato più che sulla stesura del testo, almeno sulla prima stesura del testo. Sulla lingua io ho lavorato oltre 8 mesi di ricerca, 8 mesi di studio, 8 mesi di passione, e quindi io ho lavorato 12 ore al giorno con una batteria di vocabolari di dialetto calabrese e non solo quella della mia zona d'origine, quindi c'è anche un po' di dialetto che appartiene alla Calabria Citra, qui dentro addirittura c'è il dialetto lucano, se vogliamo, no? Ma
ho lavorato con vocabolari, con vocabolari della lingua italiana, che è il più grande vocabolari della lingua italiana, compreso 5 volumi di dizionario storico dell'italiano, perché molto spesso le parole vanno pure ricercate, vanno trovate e collocate ovviamente al punto giusto. Dico due cose su quello che ha detto il sindaco e su quello che ha detto il vice sindaco. È vero, sindaco, è vero, lei ha colto perfettamente, questa Mambrici non è la Macondo di Marchese, ho detto con il vice sindaco per la verità, no? Perché è un paese in pratica che somiglia a tutti i paesi della Calabria, ma se mi consente era questa l'operazione che io volevo fare, perché altrimenti l'avrei chiamata col nome del mio paese, l'avrei collocata la storia all'Invali, no, e avrei raccontato forse le stesse cose, ma non avrebbe avuto lo stesso impatto. Io ho voluto universalizzare proprio questo microcosmo, ho voluto raccontare questa mia Macondo, consentitemi di chiamarla così, non perché somigli alla Macondo di Gabriel García Márquez, non perché somigli a quella, ma perché è un paese di invenzione in cui convergono tanti paesi della Calabria, tante storie della Calabria di quel tempo. E quindi naturalmente si possono ritrovare le atmosfere di qualsiasi paese della Calabria, ma sfido chiunque a pensare che il Cleto di quegli anni non è questa, quella che io rappresento in questo romanzo, dove c'era la classe del nobilume, della nobiltà, chiamiamola così, la grande borghesia agraria, padrona delle case e dei terreni. C'erano una classe di piccoli professionisti, i medici che erano tanti, i preti che erano tantissimi, no? Che quindi partecipavano alla storia viva del paese, e sotto, in silenzio, nelle case miserie, come quelle che io descrivo, dove si viveva in una promiscuità umana, dove gli uomini e le donne e i bambini vivevano assieme agli animali, perché questo era il prolungamento quasi del Medioevo che noi avevamo, e non solo nel 1900 che parlo io, ma anche nel secondo dopoguerra, in molti paesi della Calabria. Ecco, questo paese era Cleto, come può essere Agello, come può essere Palermo, come può essere qualsiasi paese della Calabria, perché le situazioni erano sempre quelle: una classe dominante, una classe che subiva. E questa classe che subiva, come viveva? Viveva di espedienti, viveva di povertà, viveva di miseria, non c'era altro, mangiava pane e miseria, tanto per essere chiari, o pane e bollita, se non c'era. Come si curava sia il corpo che l'anima, non se la curava dal medico o dal prete, ma se lo curavano dalle magare, e queste magare li curavano con le parole e con gli intrugli, con unguenti strani eccetera eccetera, facendo addirittura con il farmacista del paese, che c'era in tutti i paesi e sembra un personaggio proprio tipizzabile, il regista non ha difficoltà a scegliere un farmacista perché erano tutti uguali all'epoca, e quindi in sostanza questa bambina ci somiglia, come diceva l'atleta, che somiglia a tutti quanti. C'è una notazione fatta dal vice sindaco che io su cui mi voglio soffermare: cultura e delinquenza. No? Sembra un ossimoro, no? Si dice così. Qualcuno dice simbolo, io preferisco simbolo alla greca, non per altro. Quindi, sembra un simbolo. E anche questo, vedete, nel libro c'è. Perché se voi pensate che quello era un paese dove non accadeva nulla, però accadeva di tutto, dove il tutto era niente e contemporaneamente si diffondeva, in sostanza era un paese strano, dove si affacciava la mafia, è stato detto da Antonietta, c'era una mafia incipiente, c'era una mafia che voleva sostituirsi al nobilume confondendosi con il nobilume, ma contemporaneamente in questo paese disastrato di analfabeti, di poveri e di miserabili, no, nasce il movimento socialista, no? Nascono le leghe, nasce una lega contadina potente che si pone come alternativa alla mafia. E come funziona questa lega cooperativa? Sì, tutelando i diritti, per quello che potevano essere tutelati dai lavoratori,
ma facendo una scuola serale dove il leader di questo movimento socialista, che era il nipote del Sindaco, era stato in Argentina, anarchico-socialista, a fondare una città in Patagonia, bene, tornando, fonda la scuola assieme alla giovane moglie, che era una maestra elementare. Siccome non c'erano le scuole femminili, questa era maestra, non poteva insegnare, perché le scuole femminili all'epoca non c'erano. Quindi, come vedete, è veramente questo caleidoscopio di colori, di odori, di sapori, di ambiente, eccetera. Ma la cosa principale che io voglio ribadire è questo, che io in testa avevo questa storia da raccontare. Avevo tante storie, ma non mi sarà difficile trovare quella che è la storia delle storie, quella che mi porterà dalla prima all'ultima pagina, attraversando e non sempre in zigzag tutte le altre storie. Perché questa è la storia di uomini, è la storia di donne che si muovono con i loro amori, perché nel libro ci sono delle storie d'amore, non so se è bellissimo, qualcuno definite bellissime, ci sono anche, bambini se ne sono, no? Ci sono anche scene di sesso che non disturbano, almeno non mi sono posto questo problema, che non disturbano il lettore, anche quello più sensibile, voglio dire. E quindi in effetti, quando io dico nell'avvertenza iniziale, Antonietta ha detto, in cui presento questo romanzo come il prodotto di un saccheggio tanto narrativo quanto linguistico, affermo il vero, non solo per creare una sorta di suspense della tela narrativa successiva, ma proprio perché è così, proprio perché, come diceva Borges, la vita stessa è una citazione, non c'è nulla che non è stato detto. E allora qui il reale e il fantastico si fondono e si confondono. Io stesso, vedete, ma alla fine non capisco più quali sono le storie che ho copiato, per davvero vi dico come le ho copiate, da quelle che mi sono inventato. C'è la storia della bambina scimmia di cui si è parlato all'inizio. Ecco, che sembra la storia più fantastica possibile e immaginabile, una storia di invenzione. Nasce una bambina scimmia, come la bambina scimmia? Nasce una bambina scimmia che crea ovviamente scompiglio nel paese, senza citarlo, arriva, in questo paese arriva pure Lombroso per vedere questa bambina scimmia, dicendo che aveva il ciricocolo grande come quello dei calabresi, che è nata dell'infanzia, sarebbe vissuta e morta dell'infanzia. Stavo vedendo molto le decisioni perché aveva la testa, magari oggi direbbero idrocefalo, non lo so come l'avrebbero chiamata, ma all'epoca era stata definita una bambina scimmia. Con una serie di conseguenze in un paese che io nato, che anche divertenti se vogliamo. Bene, questa che pare la storia più inventata è la storia più vera che io ho raccontato, perché l'ho trovata su un giornale dell'epoca, mi occupavo di giornali, storia del giornalismo, quindi i giornali li sfogliavo e mettevo da parte queste cosettine di un domani serviranno. Bene, questa è una storia vera, accaduta realmente in un paese dell'Alto Ionio Cosentino, che il giornale racconta negli stessi termini che racconto io. Addirittura la descrizione che io faccio della bambina scimmia, virgolettata, è quella che dà il giornale, tanto per essere chiaro. Ma d'altra parte, vedete, c'era un poeta argentino, stasera abbiamo parlato tanto di Argentina, si chiamava Julio Cortázar, non è molto noto in Italia, ma in Argentina è un poeta importante. Diceva che la sua idea di fantastico è invece in sostanza più simile, più conforme, si identifica quasi con quella che generalmente viene definita la realtà. Ora, fantastico e realtà, in questa alternanza, mi hanno consentito proprio di poter spaziare a 360 gradi per raccontare la vicenda sociale, forse, della Calabria di quegli anni, che non potevo raccontare con gli strumenti che avevo in me. E per poterla raccontare ho fatto anche quell'operazione linguistica di cui stasera è stata accennata. Io, vedete, se faccio parlare un contadino del 1900, come lo faccio parlare? Lo faccio parlare come Manzoni?
cioè gli metti in bocca l'italiano perfetto, il toscano sciacquato in arno di Manzoni, sarebbe impossibile. Quindi ho cercato di utilizzare una scrittura che guardi anche alla vita sociale, che guardi ai rapporti sociali tra gli individui e che guardi anche alla psicologia dei protagonisti. Per cui è chiaro, c'è una scena che io ricordo sempre, Il proposto della lingua, che in due righe chiarisce che cosa voglio dire. Ed è questa: Mela è la lamagara del paese, che ferma, come fa spaventare pure, no, per la sua bruttezza, perché appare con passi felpati, si para davanti al sindaco Don Florindo e gli dice, vi devo dire una cosa, che è successo a lui? Vi devo dire, signor sindaco, che ha figliato Caterina Pugliese. Guarda la madre, dice, ma che viene a dire a me? E cosa vuoi che mi importi? Che è partorito. Voi vedete, in quella distinzione tra figliato e partorito, la distinzione anche di classe sociale. Ma è chiaro che io non posso utilizzare lo stesso termine a Don Florindo, perché è di una classe sociale più elevata, è ingegnere, è stato a Napoli, non si è laureato. Però ha tornato col titolo di ingegnere lo stesso, ha meritato di essersi laureato, ma poco importa la nostra storia, importa pochissimo. Ha passato, io dico, la vita a Napoli tra Tabarelli e Lupanari e poi è tornato dotato di una laurea che nessuno aveva mai visto. Ma quindi, come vedete, i personaggi vanno fatti parlare con la lingua adeguata al personaggio e al tempo. Un'altra operazione che ho fatto è sul costume. Come faccio io a immaginare il mafioso dell'epoca come si veste? E allora ho dovuto fare davvero una ricerca di tipo antropologico per sapere come si vestiva il mafioso dell'epoca, e ho trovato qualcosa che somigliava. Poi l'ho vestito io come preferivo io, è chiaro, no? Perché se mi dicevano che aveva il vestito di velluto a coste lunghe, io metto che ce l'ha breve a coste brevi; se mi dicevano che era marrone il vestito, io metto che è nero. Insomma, ho fatto un'operazione veramente di tipo letterario per descrivere questi personaggi, e così gli altri. La scena, per esempio, del ballo in cui si conoscono due dei protagonisti principali del libro, cioè il nipote del vice sindaco che torna dall'Argentina e la bella Caterina, no, la scena del ballo di fine anno, e forse per questo qualcuno ha pensato anche a Topardo, alla scena bellissima, vi ricordate, di Gina Lollobrigida che ballava con il principe di Salina, eccetera. Ho cercato di dare una sontuosità a quell'evento perché era il posto, era il ballo di fine anno in una famiglia nobiliare con gli invitati importanti. C'era pure addirittura il deputato del collegio, che era stato eletto nel collegio, quindi era un ballo importante. E io dico, e come si vestivano all'epoca? E allora ho fatto una ricerca sui costumi dell'epoca. Anche perché se io parlo di organzina, io non sapevo cos'era l'organzina, mi sono studiato cos'era l'organzina. Sì, cosa? La stoffa, sì, l'organza, lo so. Ma l'organzina rossa, le scarpette, come si scaraventavano, il busto, le cose, eccetera. E io ve li faccio vedere, ho cercato almeno di farvi vedere queste persone lì a questa festa importante, sontuosa, dove, come spesso accade, ci sono sempre due che sono più o meno allo stesso modo, quindi anche all'epoca succedevano queste cose. Quindi, come vedete, io sia nel descrivere i personaggi attraverso la lingua, sia nel descrivere attraverso le immagini, sia i personaggi che gli ambienti, ho cercato di essere fedele anche a quelle che erano le atmosfere dell'epoca. Al di là delle parentele, al di là di tutte queste cose, non mi turbano le parentele, mi dico, beh, se mi paragono a Manzoni, Dio mio, mamma mia. Paragonata a Manzoni, no? Ma io stasera è stato buono, no? Alberini è stato buono, ha citato soltanto l'ultimo dei Sepulveda. Io non so cosa ci vedono di Sepulveda, però vabbè, passi. Non vi leggo quanti sono le somiglianze. Allora, Manzoni, ci può stare, se uno pensa all'incipit del libro, all'avvertenza al lettore, che è un trucco retorico, non l'ha usato Manzoni, l'ho usato pure io, in termini diversi. Levi, Pavese, Marquez, Tomasi della Peruzzi, Berga, Allende, Repaci, Alvaro, D.
De Martino, quindi anche un antropologo, ne avevo puntato da qualche altra parte. Ora, se io fossi tutto questo assieme sarebbe una bella cosa, sicuramente mi disturberebbe l'idea. Però io rivendico invece, non di essere un unicum, ma rivendico una proprietà letteraria, quello che ho scritto io, per davvero, è frutto di sudore, di sangue, di lacrime, di stanchezza serale, di occhi che non ci vedono più. Era quasi 400 pagine, ero quasi 400 pagine, poi perché molto spesso è giusto, è come nel giornalismo, pezzo tagliato, pezzo salvato, quindi qui romanzo tagliato, romanzo salvato, abbiamo fatto anche questa operazione, e molta roba è stata riciclata in altre situazioni. Quindi ho voluto fare questa operazione, ho tentato di farla con rispetto soprattutto del lettore. Diceva il vice sindaco, scusate se vado avanti, faccio vado avanti e torno indietro, diceva il vice sindaco che molti termini dialettali sono incomprensibili, sono portati via dal greco, eccetera, non tutti, ma gran parte ovviamente, sono importati e messi là. Bene, io a questa operazione sono stato più che attento, mi sarebbe piaciuto che ogni parola, anche se uno non la conosce, ma nel contesto intuisce quello che vuole. Ma scusate, a questo punto vuol dire che è il ruolo di lettore, ma anche come scrittore. E dire il lettore il significato che più gli aggrada, che più gli piace. E io ho fatto un'operazione anche culturale. Capisco che questa può essere una battuta, però è un modo per far partecipare anche il lettore alla vita intima del libro, una provocazione. Io dico, io ripeto, sono stato molto attento tentando, io non uso il dialetto come Camilleri, come altri scrittori imitatori da quattro soldi, insomma, guardate lì, ci sono gli scrittori in sede Cesare che vogliono imitare Camilleri, tanto per essere chiari. Non uso quella, io utilizzo l'italiano, il dialetto, la parola calabrese, la parola latina, la parola spagnola, la parola lucana, il modo di dire del contadino, della realtà, della società contadina a cui d'altra parte il romanzo appartiene, sono strumentali, devono aiutare a spiegare l'italiano, perché molto spesso la parola italiana non rende il senso come lo rende una bella parola calabrese, che veramente in una parola avete tutto un discorso, avete tutto un fascino, una cosa che altrimenti l'italiano stesso non rende se non attraverso una perifrasi che sarebbe altrimenti per quando si scrive un romanzo. Quindi queste sono le realtà che io ho tentato di mettere in questo mio libro, questo è lo sforzo che ho cercato di fare, questo è lo sforzo di cui sto ricevendo su cui sto ricevendo abbastanza consensi, al di là di quelli che possono sembrare amichevoli da parte del critico letterario che mi accompagna in questa situazione e di altri che hanno presentato questo libro. Il libro sta ricevendo consensi, l'editore sta ricevendo consensi perché ha fatto una bella edizione, l'avete vista, quindi la bella edizione, spero che anche i lettori, gli ascoltatori di questa sera e quelli che tra gli ascoltatori saranno lettori del libro siano soddisfatti di questa mia prima opera. È la prima, come si diceva, il vice sindaco diceva, è catartico, sì, il terremoto è anche catartico, c'è una ripartenza, devo essere sincero, ho dovuto cambiare il finale perché lo davo morto e sepolto e basta, no? Mentre invece ho dato un respiro, ho lasciato aperta l'idea, perché poi, come è stato detto, da questo romanzo mi è venuto in mente che doveva essere far parte di una trilogia, di una quadrilogia che racconta Mambrici, un paese ideale della Calabria, in 100 anni. E quindi finirò di scrivere quando avrò riempito questi periodi. 3 romanzi sono pronti, il quarto è immenso. Lo so, è così ancora per aria, però potrebbe anche venire fuori qualcosa di elegante alla fine, che avrà la pazienza di leggere prima vorrà leggere questa cosa. Ringrazio davvero per la presenza. Grazie a Pantaleone Sergi. Adesso tocca a voi leggere, perché ho detto una provocazione, non
non per citare un altro autore, ma di sì voglio leggere questa, l'87, non per citare un altro, ma Umberto Eco parlava di un lettore in favola, insomma, che viene chiamato proprio in causa da chi scrive. Chi scrive pensa sempre ad un lettore ideale, che poi entra, diventa reale, siete voi, che entra nella narrativa, nella tela, insomma, segue le sue strade, segue i suoi modi, perché i romanzi raccontano di noi. E io vi leggo questa pagina, che è un po' il terremoto, però un po' più del quale romanzo. Prima di leggere, così vi lascio proprio con la musicalità di questo libro. Qualcuno vuole intervenire, vuol dire qualcosa prima di chiudere? Mi pare di no. Prego. Quindi sei in parte il professore tra il libro. Sì. Citando gli autori. Per quanto riguarda il progetto, da una sociale, che sono alcune certezze, lei prende in prestito qualcosa di altro, che cioè alcuni termini, espressioni, parole. Per quanto riguarda i luoghi, gli intrecci delle vicende umane che si svolgono in questi luoghi, anche se non siamo imparati, non sono stati in Sicilia, e quindi volevo chiedere se queste interpretazioni sono sbagliate, se citando Sciascia, citando Pirandello, la giara di Pirandello, la giara di Mamma, diceva più di Pirandello, quindi era una delle sì. Io non ho più il tempo di dire. Sciascia, anche se lei dire Verga, è la Cillea. Non crede lei, cioè, almeno io l'ho pensato, quindi mi sembra sbagliato di questo, forse in questa Sicilia, di continuare la stagione. L'aspirazione di chi scrive è davvero di essere il migliore del mondo possibile e immaginabile, no? Io sto con i piedi per terra, sono misurarmi, ho fatto altre cose nella mia vita, le ho fatte decentemente, bene, so di arrivare tardi alla letteratura, no? E però aspiro a una mia identità. Ma è normale, vedi, chi scrive assorbe tutto quello che ne sta attorno. È chiaro che Sciascia è vissuto a Calmuto, mi pare, sì, è nato lì, eccetera. Io sono nato in un paesino concreto, quindi ho assorbito anch'io. Sì, anche quelle. Ma sono esatto, ma non so, ecco, se lei va a trovare geograficamente questo paese, non esiste, eppure è facilmente rintracciabile. Nel senso che non ci sono coordinate geografiche, però è naturale, lei se lo colloca dove meglio crede, ma anche perché, se vogliamo, poi c'è un qualcosa geograficamente che lo fa collocare nella bassa Calabria, ulteriore secondo, io lo dico come questo, no? È collocato nella Calabria ulteriore seconda in diocesi di Brancati, che non esiste, ma che potrebbe essere la diocesi di Nicotera, che è quella vicino al mio paese, eccetera, è un paese quindi geograficamente inesistente ma rintracciabile facilmente, dove le notizie arrivano in ritardo, quando arrivano, perché chiaramente era questa la vita dei nostri paesi. Ma ci sono, ecco, anche in questo ho fatto un'operazione mista tra finzione e realtà. Mi sono inventato molti luoghi e molti nomi, ma che ne ho messe però tutto intorno una corona di nomi veri per far capire dove si può trovare. Perché se io parlo della piana di Sherbourne, la piana di Sherbourne non esiste, però se ci mettono la piana di Sherbourne Palmi, no? È naturale. Dico per dire. Sì. Esatto, ha detto bene. Sì, ma io dico tutti intorno, c'è una costellazione di nomi finti e di nomi veri, ma proprio per dire sì, questo è Brancati o questo Mambrici, che non esistono, però si trovano vicino a Monteleone, che era Vibo Valencia del tempo, prima di Nicastro, avevano rapporti magari con Nicastro, sicuramente venivano i carabinieri da Paoli, quindi dice, beh, allora più o meno, qui questa è l'area dove si può trovare. E anche questo è una finzione strumentale letteraria che mi consente di volare con la fantasia su Mambrice, sul resto, eccetera, però ancorarlo fortemente a una realtà. Questa è l'operazione che ho tentato di fare. E grazie.
pare che non c'erano altri, allora grazie veramente al nostro sindaco, al vice sindaco, a tutta l'amministrazione comunale. Poi ci darete una data di ritorno, no? Insomma, noi l'aspettiamo questa data. Signora, speriamo di poter arrivare prima della sua partenza. Lo so, prima della sua partenza. No, ma noi dobbiamo andare a settembre, abbiamo detto, vuole vedere suo papà. La signora abbia il 12, mi pare. Guardate, una data potrebbe essere tra il 9 e il 10, che è sabato e domenica, sindaco, tra il 9 e il 10 settembre per avere la signora. Io vi dico il 9 nel caso, noi ipotizziamo per ora il 9 settembre e poi vedremo. Grazie all'editore, grazie chiaramente a tutti voi e grazie soprattutto a Pantaleone. Leggo questa pagina del pagina 278. Grazie. Non è vero. Vi offro questa pagina finale, ma invito a leggerlo questo libro. L'8 settembre 1905 era l'1 e 43 minuti spaccati. Perché a quell'ora si fermarono le lancette del nuovo orologio municipale, la natura si rivoltò. Liberandis Domini, dalle viscere della terra salì un rumore cavernoso e alla prima botta tutto crollò e tra i sopravvissuti qualcuno disse che era stata la punizione divina per i peccati della gente. Il paese intero collassò e non restò, spettacolo terrificante che un ammasso di rovine. Non ci fu un muro che non venne investito dall'onda funesta. Gesù Maria, le case ruotarono su se stesse, si inclinarono e scivolando l'una sull'altra, crollarono, seppellendo tanti poveri cristi che non ebbero nemmeno il tempo di accennare un confesso e una colpa. Mezza piazza sprofondò di almeno 10 metri, tirandosi appresso alcuni palazzi. Molte strade scomparvero, lasciando voragini profonde. Le mura di antiche abitazioni si aprirono con un libro squadernato, facendo vedere le intimità di letti ancora disfatti. Altre case sembravano intatte e invece avevano in piedi soltanto le mura maestre. Le casupole della povera gente furono rase al suolo. Alcune palazzate rimasero in piedi, ma fortemente lesionate, e i loro abitanti gridarono al miracolo e promisero messe a candele in quantità al loro santo protettore, anche se qualcuna fu presto abbandonata per la paura che l'evento si replicasse. Ci fermiamo qua, l'invito a continuare da soli, grazie per essere stati con noi, grazie per l'invito e ci vedremo a settembre. Grazie a Pantaleone Sergi per questo bellissimo Liberatis Domini.